Allora Simon, partiamo dall'analisi della partita. Novara che nel primo tempo è sembrato un po' impaurito, un po' contratto, complici le verticalizzazioni continue, la rapidità, la forza fisica di Mbako, Guarde Magni, che ci hanno messo un po' in difficoltà. Nella ripresa è cambiato tutto, molto più convinti, molto più determinati, molto più vogliosi di portare a casa i tre punti. Ce l'abbiamo fatta. Sì, come dici tu, si sa che quando c'è anche il cambio allenatore, come è successo da loro, i giocatori danno sempre qualcosa in più perché vogliono rimettersi un po' in mostra e cercare di convincere comunque il proprio allenatore. Loro sicuramente ci hanno messo molto fisico, molta voglia e nel primo tempo sicuramente non abbiamo trovato sempre gli spazi giusti, anche se non abbiamo concesso chissà cosa. Non siamo riusciti a trovare bene la trama del gioco, dovevamo stare un po' più tranquilli, però non abbiamo rischiato, siamo arrivati 2 o 3 volte davanti alla porta, quindi devo dire che comunque la gara è stata interpretata in modo molto molto giusto, perché si sa, noi ora siamo in un periodo dove non è facile, no? Quando sei là sotto, no, mi è già capitato, e quando devi tirarti fuori ogni palla scotta sempre un po' di più di quando magari altri sono un po' più tranquilli, quindi credo che ora siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto adesso queste vittorie in casa che dobbiamo creare un fortino, no? Cercare di fare i punti in casa per trovare questa salvezza. Ecco, noi ci uniamo ai complimenti che ti ha fatto il mister nell'intervista che abbiamo realizzato con lui pochi minuti fa. Ha parlato di serenità mentale, di condizione fisica migliorata per te, ma anche per tutto il reparto di centrocampo, che è quello nevralgico e oggi è sembrato girare molto meglio. Sì, sì. Ti ringrazio, comunque c'è ancora da lavorare, perché devo ancora arrivare alla condizione cui voglio io, cui la società sa che posso dare, quindi cercherò di migliorare in settimana ancora, adesso abbiamo una partita rivicinata, però sono contento perché sto acquistando minuti, fiducia e trovare anche gli spazi e i tempi con i compagni di squadra è fondamentale, no? E quello solo giocando riesci a prendere. E devo dire che oggi abbiamo fatto tutti un'ottima gara, da reparto difensivo a quello dell'attacco. Ecco, una vittoria bella, ma non c'è tempo per godersela, come dicevi tu, perché martedì arriva la Ternana e all'andata per noi è finita molto molto male, insomma c'è un risultato pesante da vendicare. Sì, sì, sicuramente, ma oltre a vendicarsi noi dobbiamo pensare a fare il nostro, come stiamo facendo, e si vede, insomma noi ci stiamo allenando molto bene, da 4 settimane a sta parte stiamo pedalando tutti nella maniera giusta e questa è la via per tirarsi fuori.